In principio, Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto. Le tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffocava tutte le acque. Dio disse: vi sia la luce. Siano raccolte in un sol luogo le acque che sono sotto il cielo e appaia l'asciutto. La terra si copra di verde, produca piante con il proprio seme e ogni specie di albero da frutta con il proprio seme. E Dio vide che era bello. Le acque producano animali che guizzano e sulla terra e nel cielo volino gli uccelli. Produca la terra varie specie di animali, domestici, selvatici e quelli che strisciano. Dio disse: facciamo l'uomo, sia simile a noi, sia la nostra immagine. Vi do tutte le piante con il proprio seme, tutti gli alberi da frutta con il proprio seme. Il settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò. Il settimo giorno aveva finito il suo lavoro. Puoi mangiare il frutto di qualsiasi albero del giardino, ma non quello dell'albero che infonde la conoscenza di tutto. Se ne mangerai, sarai destinato a morire. Non è vero che morirete, disse il serpente. Anzi, Dio sa bene che se ne mangerete, i vostri occhi si apriranno. Diventerete come Lui. Avrete la conoscenza di tutto. Ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai mangiato il frutto che ti avevo proibito di mangiare? Poi disse alla donna: moltiplicherò la sofferenza delle tue gravidanze e tu partorirai figli con dolore. Disse all'uomo: ti procurerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tornerai alla terra dalla quale sei stato tratto.
perché tu sei polvere e alla polvere tornerai. Adamo si unì ad Eva, sua moglie, che rimase incinta e partorì Caino. Poi diede alla luce anche il fratello di Caino, Abele. Abele divenne pastore di greggi. E Caino coltivò la terra. Dov'è tuo fratello? Ma che hai fatto? Riprese il Signore. Dalla terra, il sangue di tuo fratello mi chiede giustizia. Ora tu sei maledetto. Respinto dalla terra bagnata dal sangue di tuo fratello che hai ucciso. Quando la coltiverai, non ti darà più le sue ricchezze. Ucciderà Caino, sarà punito 7 volte più severamente. Il Signore vide che nel mondo gli uomini erano sempre più malvagi. E i loro pensieri erano di continuo rivolti al male. Si pentì di aver fatto l'uomo e fu tanto addolorato che disse: sterminerò dalla terra quest'uomo da me creato. Dio disse a Noè: io farò venire una grande inondazione per distruggere tutti gli esseri viventi. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca con tutta la tua famiglia. Ho visto che di tutta questa generazione tu solo sei giusto. Prendi con te 7 coppie di tutti gli animali non impuri, 7 maschi e 7 femmine. Di tutti gli altri prendi invece una sola coppia, un maschio e la sua femmina. Thank you.
acque sotterranee uscirono con violenza da tutte le sorgenti e le riserve del cielo si spalancarono. Piovve sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Verso sera, essa tornò da lui. Aveva nel becco un ramoscello verde di olivo. Noè capì che le acque si erano ritirate dalla terra. Allora Dio ordinò a Noè: «Esci dall'arca con tua moglie, i tuoi figli e le tue nuore. Fa uscire anche gli animali che hai con te, di qualsiasi specie, uccelli, bestiame, tutti gli animali che strisciano il suolo, si diffondano sulla terra». Con Noè uscirono dall'arca i suoi figli, Sem, Cam, che fu il padre di Canaan, e Jafet. Da quei tre figli di Noè ha avuto origine tutta la popolazione della terra. Tutta l'umanità parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Emigrati dall'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nella regione di Sennaar e vi si stabilirono. Il Signore scese per osservare la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Disse: «Ecco, tutti quanti formano un sol popolo e parlano la stessa lingua, e questo non è che il principio delle loro imprese. Andiamo a confondere la loro lingua, così non potranno più capirsi fra loro». Il Signore disse ad Abram: «Lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre, e va nella terra che io ti indicherò. Farò di te un popolo numeroso, una grande nazione». Thank you.
contempla il cielo e conta le stelle, se le puoi contare, e aggiunse: i tuoi discendenti saranno altrettanto numerosi. Prendi il tuo figlio Isacco, il tuo unico figlio che ami molto, e va nel territorio di Moriah. Là, su un monte che io ti indicherò, lo offrirai a me in sacrificio. Abramo alzò gli occhi, guardò attorno e vide dietro di lui un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Andò a prenderlo e lo offrì in sacrificio al posto di suo figlio. Va bene, io sto per morire di fame, che me ne faccio dei miei diritti di primogenito? Esci in campagna e ammazza un po' di selvaggina, poi preparami un piatto saporito come piace a me e portamelo. Io lo mangerò e poi ti darò la mia benedizione. Dio ti conceda rugiada dal cielo e terra fertile, frumento e vino in gran quantità. Ti servano i popoli, davanti a te si pieghino le nazioni, sarai il padrone dei tuoi fratelli. Thank you.
gli rispose: «In questo paese non c'è l'abitudine di dare in sposa la figlia più giovane se la maggiore non è sposata. Ma ora porta a termine questa settimana di festa nuziale, poi ti darò anche Rachele se lavorerai per me altri 7 anni». «Vuoi forse essere il nostro re e dominarci?» gli risposero i fratelli. E lo odiarono ancor più, sia per i sogni, sia per il modo di raccontarli. «Non perdiamo tempo, uccidiamolo e gettiamo il suo corpo in una cisterna». Il marito si adirò, fece arrestare Giuseppe e lo fece rinchiudere nella fortezza dove erano rinchiusi i prigionieri del re. «L'interpretazione del sogno è questa», gli disse allora Giuseppe. «I 3 rami rappresentano 3 giorni. Fra 3 giorni il faraone si occuperà di te. Ti restituirà il tuo incarico, tu gli porgerai di nuovo la coppa come facevi prima quando eri il suo coppiere. Ricordati di me quando sarai di nuovo felice». Passarono 2 lunghi anni e anche il faraone ebbe un sogno. Si trovava sulla riva del Nilo e vide uscire dal fiume 7 vacche belle, molto grasse, che mangiavano l'erba della riva. Improvvisamente dietro di loro uscirono dal fiume altre 7 vacche brutte, terribilmente magre, che si fermarono accanto alle prime sulla riva del Nilo. Le vacche magre divorarono le grasse. A questo punto il faraone si svegliò. «Nei prossimi 7 anni vi sarà una grande abbondanza in tutto l'Egitto. Poi seguiranno 7 anni di carestia che cancelleranno in Egitto ogni ricordo dell'abbondanza precedente». Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise in quello di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino finissimo e gli pose attorno al collo la collana d'oro, lo fece salire sul suo 2° carro. Davanti a lui si gridava: «Largo, largo!». Fu così che il faraone mise Giuseppe a capo di tutto l'Egitto. Thank you.
quando giunsero davanti a lui, i suoi fratelli si inchinarono faccia a terra. Egli vide i fratelli e li riconobbe, ma li trattò da estranei, parlò duramente. Rimango della mia opinione, voi siete spie. Se volete provarne il contrario, fate venire il vostro fratello minore, altrimenti non vi lascerò ripartire di qui, lo giuro per la vita del faraone. Insegui quegli uomini, raggiungili e di loro: perché avete ricambiato bene con male? Perché avete rubato la coppa che il mio padrone adopera per bere e per conoscere il futuro? Sarà mio schiavo solo chi è stato trovato con la coppa. Voi altri invece tornate pure da vostro padre. Giuseppe non riuscì più a fingere. Si mise a piangere così forte. Giuseppe diceva ai suoi fratelli: sono io, sono Giuseppe, è ancora in vita mio padre. Questi israeliti sono ormai diventati più numerosi e più forti di noi. È ora di prendere provvedimenti. Allora li trattarono con estrema durezza, come schiavi. Resero la loro vita impossibile con lavori insopportabili. Dovevano fabbricare mattoni d'argilla e occuparsi di tutto il lavoro dei campi. Gettate nel Nilo tutti i maschi degli ebrei, lasciate vivere soltanto le femmine. Un uomo della tribù di Levi prese in moglie una donna della sua stessa tribù. Essa rimase incinta e diede alla luce un figlio. Era un bambino molto bello e per 3 mesi lo tenne nascosto, ma poi, non potendo più tenerlo nascosto, prese un cesto di vimini, lo rese impermeabile con catrame e pece, vi mise dentro il bambino e lo pose tra le canne in riva al Nilo. Lo chiamò Mosè perché diceva: l'ho salvato dalle acque.
quando Mosè fu adulto, una volta andò a vedere i suoi fratelli ebrei sul luogo dei lavori forzati. Notò un egiziano che picchiava duramente un ebreo, uno dei suoi fratelli. Si guardò attorno e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Mosè allora fuggì lontano e andò ad abitare nella regione di Madian. Spesso venivano anche alcuni pastori che li cacciavano via. Mosè quel giorno le difese e abbeverò il gregge. Quando tornarono dal padre Jetro, egli domandò: «Dov'è quell'uomo? Perché l'avete lasciato? Chiamatelo a mangiare qualcosa con noi». Pensò allora di avvicinarsi per rendersi conto meglio di quel fatto straordinario. Mosè, fermati lì. Togliti i sandali, perché il luogo dove ti trovi è terra sacra. Io sono il Dio di tuo padre, lo stesso Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Ho visto le disgrazie del mio popolo in Egitto. Ho ascoltato il suo lamento a causa della durezza dei sorveglianti e ho preso a cuore la sua sofferenza. Sono venuto a liberarlo dalla schiavitù degli egiziani. Lo farò uscire da quel paese e lo condurrò verso una terra fertile e spaziosa. Ora va. Io ti mando dal Faraone per far uscire dall'Egitto il mio popolo. Ma chi è il Signore? Perché io devo ascoltarlo e lasciar partire Israele? Io non lo conosco e non ho intenzione di lasciar partire Israele. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e ai suoi ministri e il bastone si trasformò in serpente. Il Faraone allora chiamò i sapienti e gli indovini. Anch'essi, i maghi dell'Egitto, fecero la stessa cosa con i loro incantesimi, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Comanda ad Aronne di prendere il bastone e di stendere la mano sulle acque degli egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni e su tutte le loro riserve d'acqua. E questa
si trasformerà in sangue. Mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito degli egiziani, dal primogenito del faraone che regnava sull'Egitto fino al primogenito del prigioniero rinchiuso nel carcere sotterraneo e tutti i primogeniti del bestiame. Allontanatevi dal mio popolo, voi due, tutti gli israeliti. Andate a servire il Signore come avete detto. Fate come avete chiesto. Prendete con voi i vostri greggi e il vostro bestiame. E andatevene. Gli israeliti partirono da Ramses in direzione di Succot. Erano circa 600.000 uomini a piedi. Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. L'esercito del faraone dunque inseguì gli israeliti e li raggiunse di fronte a Baal Zephon, dove essi si erano accampati presso il mare. Forse non c'erano tombe a sufficienza in Egitto per condurci a morire nel deserto? Perché ci hai portati fuori dall'Egitto? Prendi in mano il bastone e stendilo sul mare. Così aprirai un passaggio nel mare perché gli israeliti possano camminarvi all'asciutto. E gli israeliti
entrarono nel mare all'asciutto. A destra e a sinistra l'acqua era per loro come un muro. Stendi di nuovo il braccio sul mare. Le acque ritornino sui carri da guerra e sui cavalieri egiziani. Io farò piovere per voi pane dal cielo. Ogni giorno il popolo dovrà raccogliere il necessario per quel giorno. Mosè salì dunque sul monte. La nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Non avere altro Dio oltre a me. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole dei suoi insegnamenti. Erano due tavole di pietra, scritte da Dio stesso. Gli israeliti videro che Mosè tardava a scendere dalla montagna. Allora si riunirono intorno ad Aronne e gli dissero: allora il Signore disse a Mosè: scendi in fretta, perché il tuo popolo che tu hai liberato dall'Egitto ha commesso una grave colpa. Hanno fatto presto ad allontanarsi dalla via che avevo ordinato.
si sono costruiti la statua di un vitello. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Non avete avuto fiducia in me, perciò non sarete voi a far entrare questo popolo nella terra che do loro». Il Signore disse a Mosè: «Questa è la terra che ho promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, quando dissi che l'avrei data ai loro discendenti. Io te la faccio vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai». «Il mio servo Mosè è morto. Ora preparati ad attraversare il fiume Giordano con tutto il popolo di Israele». «Preparatevi con un rito di purificazione, perché domani il Signore farà in mezzo a voi qualcosa di straordinario». Tutti i re amorrei a ovest del Giordano e i re cananei della costa vennero a sapere che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti agli israeliti per farli passare. Le porte di Gerico erano sbarrate e barricate per paura degli israeliti. Dalla città non usciva più nessuno ed era impossibile entrarvi. Il Signore disse a Giosuè: «Io darò in tuo potere Gerico, il suo re e i suoi soldati. Ti metterai in marcia con tutti i tuoi uomini. Farete un giro completo attorno alla città ogni giorno per 6 giorni di seguito. 7 sacerdoti prenderanno una tromba fatta di corno di ariete e cammineranno davanti all'arca.
Il settimo giorno girerete attorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno la tromba. Appena si sentirà il lungo segnale delle trombe, tutto il popolo lancerà il grido di guerra e le mura della città crolleranno. Gesù e i suoi uomini marciarono per tutta la notte e, giunti a Gabaon, attaccarono i re amorrei di sorpresa. Quel giorno, quando il Signore diede a Israele la vittoria sugli amorrei, Giosuè pregò il Signore e gridò alla presenza di tutti gli israeliti: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle di Ayalon. Il sole si fermò. Gli israeliti andarono di nuovo contro la volontà del Signore. Il Signore li fece cadere sotto il dominio dei Filistei per 40 anni. In quel tempo c'era un uomo della città di Zorea chiamato Manoach. Sua moglie non aveva potuto avere figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: «Tu finora non hai potuto avere figli, ma ora resterai incinta e avrai un figlio maschio, ma dovrai fare come ti dico. I suoi capelli non dovranno mai essere tagliati. Egli comincerà a liberare Israele dai Filistei». Qualche tempo dopo, Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. I capi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Con le tue carezze, guarda di farti dire da Sansone perché è così forte e come si può fare a domarlo». «I miei capelli non sono mai stati tagliati, perché io sono consacrato a Dio come Nazireo, fin dal seno di mia madre. Se uno mi taglia i capelli, io perdo la mia forza e divento debole, come qualsiasi altro uomo». Dalila si accorse che Sansone le aveva detto la verità e mandò a chiamare i capi dei Filistei. «Venite, questa volta mi ha detto la verità». Essi vennero da lei con il denaro. Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia e poi chiamò un uomo per tagliare le 7 trecce di capelli. E gli cavarono gli occhi, poi lo portarono a Gaza,
e lo legarono con una doppia catena di bronzo. In prigione lo obbligarono a far girare la macina del grano. Ma intanto i suoi capelli, che erano stati tagliati, cominciarono a ricrescere. Un giorno i capi dei Filistei si radunarono per offrire un grande sacrificio al loro dio Dagon e per far festa. «Chiamate Sansone perché ci faccia divertire!» Mandarono a prenderlo dalla prigione e gli fecero fare dei giochi davanti a loro. Poi lo condussero in mezzo ai pilastri. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano: «Lasciami, fammi solo toccare i pilastri che reggono l'edificio. Voglio appoggiarmi.» L'edificio era pieno di gente, uomini e donne. «Signore mio Dio, ricordati di me. Dammi forza, una volta ancora.» Poi Sansone cercò a tentoni i due pilastri centrali che reggevano l'edificio. Si puntò contro di essi, con la destra e con la sinistra, urlando: «Muoia Sansone con tutti i Filistei!» L'edificio crollò, travolgendo i capi dei Filistei e tutti gli altri. Così Sansone uccise più persone con la sua morte che in tutta la sua vita. Spirito del Signore aveva abbandonato Saul. Ora egli era tormentato da uno spirito maligno mandato dal Signore. «Cercatemi un buon suonatore e portatemelo qui.» Uno dei servi disse: «Ne conosco uno, è figlio di Jesse di Betlemme. Sa suonare ed è anche un bravo soldato.» Così Davide arrivò da Saul ed entrò al suo servizio. Saul lo apprezzò sempre più e Davide diventò il suo scudiero. Quando lo spirito maligno inviato da Dio investiva Saul, Davide prendeva la cetra e suonava. Saul ne aveva sollievo, si calmava. Al campo dei Filistei si fece avanti un guerriero per sfida. Si chiamava Golia, veniva dalla città di Gad ed era alto quasi 3 metri. «Scegliete uno tra voi e accetti la mia sfida. Se sarà capace di battersi con me e vincermi, noi diventeremo vostri schiavi. Se invece sarò io il più forte e lo vincerò,
diventerete nostri schiavi e ci servirete. Prese il suo bastone e si scelse dal torrente 5 pietre ben levigate, le mise dentro la tasca della sua sacca da pastore, poi, con la fionda in mano, si diresse verso il Filisteo. Mi hai preso per un cane per venirmi incontro con un bastone? Tu, gli rispose Davide, vieni contro di me con la spada, lancia e giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Il Filisteo riprese ad avanzare. Davide corse a mettersi in posizione contro di lui, infilò la mano nella sacca, ne tirò fuori una pietra e lo colpì in fronte. La pietra si conficcò nella fronte del Filisteo ed egli cadde con la faccia a terra. Con un balzo fu sopra il Filisteo, estrasse la spada dal fodero e gli tagliò la testa. Quando i Filistei videro che il loro campione era morto, fuggirono. Quando Davide si sentì vicino alla morte, chiamò suo figlio Salomone per fargli conoscere le sue ultime volontà. Figlio mio, io sto per andarmene. Sii forte, comportati da uomo, resta fedele al Signore il tuo Dio, fa quello che Egli vuole, ubbidisci. Ti prego, dammi la saggezza necessaria per amministrare la giustizia tra il popolo e per distinguere il bene dal male. La richiesta di Salomone piacque al Signore. Allora Dio gli disse: ti darò tanta sapienza e intelligenza come nessuno ne ha mai avute e mai potrà averne. Un giorno due prostitute vennero dal re Salomone. Una di loro disse: mio signore, ascoltami, ti prego. Io abito insieme con questa donna e ho partorito mentre lei era in casa. 3 giorni dopo anche lei ha avuto un bambino. Eravamo sole in casa, non c'era proprio nessun altro. Una notte il bimbo di questa donna è morto perché lei gli si era sdraiata sopra nel sonno. Nel cuore della notte, mentre dormivo, lei si è alzata. È venuta a prendere mio figlio, che tenevo vicino a me, e l'ha portato a dormire con sé. Nel mio letto ha lasciato il bambino morto. Al mattino, quando mi sono alzata per allattare mio figlio, mi sono accorta che era morto. E poi ho guardato più attentamente e ho visto che non era il bambino che avevo partorito io. Ma l'altra donna esclamò: non è vero! Il bambino vivo è mio, il tuo è quello morto. La prima rispose: no, è morto il tuo, quello vivo è il mio. Le due donne si misero a litigare davanti al re. Allora il re disse: dunque, una di voi dice che il bambino vivo è suo figlio, l'altra sostiene il contrario. Mandò a prendere una spada e ordinò: tagliate in due il bambino vivo
e datene metà a ciascuno. La prima donna si sentì gelare il sangue, perché il bambino vivo era il suo, e gridò: «Ti prego, signore, dà pure a lei il bambino, ma non farlo uccidere!» L'altra invece rispose: «No, non darlo né a me né a lei, fallo tagliare in due!» A questo punto il re pronunziò il suo giudizio. «Non uccidete il bambino, datelo alla prima donna, è lei la madre!» In Israele tutti vennero a conoscenza della decisione presa dal re Salomone e provarono un profondo rispetto per lui. Si erano resi conto che Dio stesso gli aveva dato la saggezza necessaria per giudicare con giustizia.